like a drummer inside my heart. Fanno facile quando nel cast ci mettono quello schianto di Zac Efron che da copione ti deve corteggiare, si deve perdutamente innamorare di te, anche se sembri un cetaceo allucinato coi capelli ad abat-jour. Nei film si può, e che ci vuole? È la vita reale che è un casino. Non ci sono registi che ti dicono cosa devi fare, copioni che ti dicono come va a finire, te la devi vedere tu. Eh sì, e non basta farsi due mesh bionde ed avere una bella voce per finire tra le braccia di Zac e scansare la Britney della situazione. Eh no, quella della donna non è un lavoraccio mica da ridere. Essere una donna è come essere un contadino, c'è sempre da potare e da spruzzare antiparassitari. Ci sono le gambe da depilare e le ascelle da rasare. Le sopracciglia da fare. Sì, anche sì. I punti neri da schiacciare, gli addominali da mantenere. L'intero processo è così armonico che ti basta trascurarlo per qualche giorno perché vada tutto in malora. A volte vorrei lasciar fare alla natura e vedere cosa succede. Una barba folta, i baffi a manubrio da ciascun ginocchio in giù, le sopracciglia cespuglio in folto, la faccia come un cimitero di cellule morte, un'eruzione di punti neri, le unghie lunghe adunque come quelle di un'arpia e un corpo flaccido che tremola tutto intorno. E poi ci si stupisce se le donne non sono sicure di sé? Cose da non fare più. Bere più di 14 alcolici la settimana. Fumare, smettere di spendere soldi per i bimbi, impastatrici, gelatiere, tutti aggeggi da cucina che tanto io non so utilizzare. Soprattutto smettere di comprare libri che tanto non ho il tempo di leggere e biancheria sexy di ogni sorta, tanto sono senza fidanzato. Cadere vittima di alcolizzati, stressati dal lavoro, allergici alle relazioni serie, gente fidanzata e sposata. Misogini. Maschilisti. Scrocconi. Pervertiti! Cavolo! Com'è possibile che io nel giro di un giorno abbia preso 1,5 kg? Ieri sera pesavo 59,1. Alle 4 di notte mi sono alzata e pesavo 58,1. E stamattina e anche adesso peso 59,6. Ma com'è possibile? Io mi domando perché? Perché, allora, può essere. Io lo so. Può essere che il cibo abbia reagito chimicamente con altro cibo, raddoppiando quindi la propria massa e la propria densità e portando quindi ad un aumento della massa adiposa. Non sembro più grassa. Riesco ancora ad abbottonare i miei jeans dell'89. Solo non riesco a chiudere la cerniera. Forse il mio corpo si è fatto più piccolo ma più denso. Io non riesco a credere di essermi tenuta libera tutto il weekend e di averlo buttato via nell'attesa di un appuntamento con Daniel. Cioè, non è possibile! Ho passato 2 giorni in pigiama sul divano come una psicopatica a fissare il telefono e a mangiare. E i vestiti che avevo scelto 3 giorni fa sono ancora lì, appesi, che mi guardano. Non comportarsi in modo sciatto in casa. Fingere sempre che qualcuno ci stia osservando. Perché non mi ha chiamato? Perché? Che cosa c'è di sbagliato in me? Perché mi ha chiesto il numero se poi non mi ha chiamato? È un ragionamento facile. Chiedi il numero a una persona e poi puoi chiamarla. Per cosa se no? Essere più equilibrata.
E ciao, scusa, sto scrivendo un elenco telefonico, mi dai il tuo numero? Trovare qualcuno che sappia accettare prima di tutto le mie psicosi. Io stamattina mi sono svegliata che ero già stanca. Stanca anch'io! E la cosa peggiore è che mancano solo 2 settimane al giorno del mio compleanno. Quando sarò costretta a guardare in faccia il fatto che è passato un altro anno intero. Durante tutti, tranne me, hanno sfornato figli ad essere stata come biscotti e hanno guadagnato l'impossibile. E io senza soldi e senza fidanzato mi trascino da una relazione malata a un'altra relazione malata e mi stagno professionalmente. Mi ritrovo costantemente a esaminare la mia faccia allo specchio temendo di trovare nuove rughe. Questa ieri non c'era! Allora, riprendiamoci. Allora, cose da fare. Essere più sicura di me e più decisa. Utilizzare meglio il tempo. Coltivare calma interiore, autorità, stima di sé in quanto donna di un certo spessore, anche senza fidanzato. Però sto leggendo il libro di Zen che mi ha regalato la Fede per il compleanno. C'è scritto che lo Zen è in ogni cosa. L'arte di fare la spesa, l'arte di comprare un vestito, l'arte di sbucciare un'arancia. C'è scritto che non è tanto una questione di lotta, quanto di flusso. Reflusso. Flusso. Se le cose non ti vanno bene, se tutto ti va male, non devi sentirti triste, sentirti teso. Devi rilassarti e trovare la strada e il modo per entrare nel flusso. E tutto si sistemerà. È come quando cerchi di infilare una chiave nella serratura. Se la rimeni furiosamente, la situazione peggiora. Insomma, la guida di sopravvivenza al mondo che ci circonda è infinita. Ogni giorno una prova da superare. E guai a non stare al passo. A volte vorrei fregarmene di tutto. Staccare la spina. Dal fidanzato, dalla famiglia, le commissioni, le ansie del lavoro. I peli superflui. E pensare soltanto a ciò che in quel momento fa stare bene me e solo me. Ma spesso non è così. E alla fine forse è anche meglio, quelle volte. Essere donna non è un gioco, è un'avventura che richiede coraggio da sempre. E il mondo potrà darci conto. Potranno provare a toglierci tutto. Ma c'è una cosa che non potranno mai toglierci. Ed è la nostra dignità. Petrified, kept thinking I could never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking I was doing it wrong and I was strong. And I arrived at it alone. And so you met from outer space. I just walked in and found you here with a sad look upon your face. I should have changed that stupid love. I should have made you leave your key. If I will know for just 1 second, you'll be back. Thank you.
Ok, non ce la faccio da sola. Chi dice che gli uomini sono indispensabili? Certo, bisogna ammettere che sono molto utili, ma spesso e volentieri causano danni. E il bello è che nemmeno se ne accorgono. Vivono tranquilli e beati nella convinzione che se non ci fossero loro, noi donne saremmo perdute. Forse hanno ragione, almeno in parte. Diciamoci la verità. Noi sappiamo fare per due quando è necessario. Sapete cosa vi dico? A volte si vive meglio senza gli uomini. Di recente mi è capitato di immaginare come sarebbero stati certi film epocali se i protagonisti fossero state donne. Ma ve lo immaginate? Invece di Rambo Ramba. Ma forse non suona un granché. Oppure la madrina. O ancora la laureata. La buona, la brutta e la cattiva. Fantastico! Ma ci pensate se al posto dei Blues Brothers ci fossero le Blues Sisters? La guardia usa sempre il mantanello giallo, sveglia con le note quando canta il lato. La banda è suonare e ballare così, per non sapere il cielo e gli impioni a sing sing let's rock. Everybody let's rock. Everybody let's rock. Everybody let's rock. Come dance in the dead of rock. Il numero 18 grida 23. Lo sai che sono bravo, vuoi suonare con me? Non ho ucciso nessuno, solo furti da bro. Facciamo rock and roll col violino con Tom. Let's rock. Everybody let's rock. Everybody le usa e prova, vuoi dancing e te lo so. Ti ribolle il sangue ad essere chiusi in cella, tiriamo su una van con un tocco e martella. E il buddy fa un accordo con la tua chitarra, prima che il secondino ci incateni una spada. Let's rock. Everybody let's rock. Everybody let's rock. Come dancing the day of rock. Ti arrivano sembra un angioletto, ma sono già tre volte che è scappato dal tetto. E Pablo prende in giro, ti sei fatto beccare. Ma noi che ce ne frega, continuiamo a ballare. Let's rock. Everybody let's rock. Everybody let's rock.